integrazione è in esaurimento, finisce, e se ci sarà una proroga ci sarà solo di 3 mesi. Quindi, che cosa ha intenzione di fare l'amministrazione comunale per queste persone? Allora, risponda per favore. Come vi stavo dicendo, i ministeri vigilanti hanno dato una risposta interlocutoria, confidiamo che possa arrivare anche prima. Qual è il progetto dell'amministrazione? E confidiamo che la risposta possa essere positiva. Allora, abbiamo ricevuto sino ad oggi 15 sentenze favorevoli ai lavoratori che prevedono il reintegro che si sta conducendo da 6 mesi perlomeno con i ministeri vigilanti per capire esattamente come procedere relativamente al rispetto della sentenza. Se non vuole rispondere a noi, risponda alla città! E soprattutto se non vuole rispondere, lei, l'amministrazione, i partiti di maggioranza che la sostengono, assumetevi la responsabilità di questa non risposta. Assumetevi la responsabilità! Di fare una partecipata dove c'erano tutti i servizi. Nel 2006 è stato deciso di far più spezzatini perché qualcuno conveniva di avere più consigli di amministrazione che hanno anche dei costi senza quali annessi, e hanno portato alle partecipate allo sfascio. I servizi non ci sono più, e qui ci sono le responsabilità anche di tante persone che sono qua dentro, che hanno firmato delle delibere, porca miseria. Città che sta, si è presa il carico dei problemi e che sta cercando di offrire delle soluzioni. Purtroppo le soluzioni hanno un costo, hanno sicuramente un costo, però attenzione, c'è stata troppa gente che è stata guardata in questi anni, e quello che stiamo accogliendo è questo. Sono d'accordo con te, guardi. Posso essere d'accordo con lei, chiedo di avere la attenzione, attenzione, attenzione alla causa per l'effetto.
da un'amministrazione come quella che è qui presente oggi ci aspetteremo ben altro. Allora si assuma questa responsabilità l'amministrazione, quella di completamente capottare questa città, già massacrata in passato. Basta, basta, le persone. E quindi prima di tutto si cerca di rispondere, di rispettare le norme. All'interno del vincolo di legalità e rispetto delle norme si cerca di fare qualunque atto di protezione dei lavoratori nell'ambito di quello che è consentito dalla normativa. Francamente se no, questo non è vero, questo non è vero, assessore di Carmelo, perché noi abbiamo portato le proposte del 2013 perfettamente legali, che eravamo nell'ambito della legalità. Avete scelto di percorrere un'altra strada, perché quando noi siamo venuti in questa commissione abbiamo portato dei suggerimenti e delle strade praticabili, perfettamente legali. Abbiamo parlato di contratti di solidarietà e di fare un discorso globale e generale su tutte le partecipate. Avete scelto di sfasciare tutto, quindi non ci venga a parlare di legalità. No, le confermo. Perché noi siamo sempre stati dentro quell'ambito, tutti. Le confermo che il discorso del fare un discorso globale sulle partecipate è una scelta precisa di cui nessuno tutte le responsabilità di una risposta negativa, ma se potessimo in qualche modo, in modo sereno, vedere il sistema dei vincoli normativi che agiscono sia sulla filiera ambientale che su quella dei trasporti, piuttosto che quella sulla dimensione di casa, capirebbe anche lei che ridurre tutto ad un minestrone è piuttosto difficile. C'è stato un tentativo normativo che è stato inserito all'interno dell'articolo 2 del DL101, che prevedeva sostanzialmente quello che in qualche modo si ipotizzava, cioè sostanzialmente un travaso tra personale delle partecipate, che non ha avuto fortuna nel DL101, che è stato introdotto all'interno di un provvedimento che è appunto la legge di stabilità. Però attenzione, non solo ASPA vive momenti di difficoltà strutturale, quello che è successo in anno lo vedete, e una certa difficoltà la sta osservando anche in ADM, cioè non è così facile gestire un tavolo all'interno del quale l'azienda deve, in un momento di difficoltà finanziarie esagerate, negoziare anche 100% di assicurazione. Cioè c'è un dato di complessità che riguarda il sistema comune. Però fatemi ricordare qua le 65 lavoratrici precarie che erano precedentemente fino a giugno dell'anno scorso. Siamo qui anche per loro! Costruire insieme e che. Anche le lavoratrici! Qui non stiamo parlando di legalità, di normative e quant'altro. Qua ci sono dei dati dal punto di vista temporale. Noi a dicembre ci siamo incontrati per discutere del piano industriale ed è stato con l'assessore Preventi, in quella giornata che poi aveva quell'impegno, che c'è stato tutto questo tipo di problematica, che ci saremo rincontrati nei mesi successivi con un tavolo di lavoro permanente per gestire le cose. Il punto è semplice, molto semplice, cioè i lavoratori e noi chiediamo semplicemente che cosa volete fare di costruire insieme di ASPA e dei lavoratori, perché la scuola Bobbio lei utilizza il condizionale, verrà statalizzata sì o no? Probabilmente sì, quindi questi lavoratori dove andranno a svolgere le proprie mansioni? Il problema dove sta? Voi avete parlato di un progetto culturale da utilizzare, costruire insieme per questo progetto culturale. Non è possibile, a distanza di 3 mesi, per il rispetto di questi lavoratori, ma per il rispetto anche dei dipendenti comunali che lavorano in quei settori, che non hanno comunque una loro certezza, perché si è molto bravi a far passare e a divulgare voci, per mettere in ansia e in agitazione tutti i lavoratori, questi e gli altri, perché senza mancanza di un progetto, qual è la sarà il futuro?
a dare a costruire insieme il progetto culturale con i lavoratori, oppure creare appunto un'azienda speciale dove ci sono i servizi culturali e la biblioteca per poter poi utilizzare questo contenitore per dare lavoro a queste persone che sono in cassa integrazione. Il problema è che non è possibile di nuovo aspettare 3 mesi, perché poi la giunta non si è data 10 mesi fa, e quindi c'è mancanza di esperienza rispetto a come possono andare le cose. Qui l'esperienza ce l'abbiamo tutti, sappiamo come vanno le cose, diceteci, siamo visti, c'era un impegno e per l'ennesima volta è stato disatteso. Abbiamo dovuto addirittura, per riuscire ad incontrarci dopo varie richieste all'amministrazione, dichiarare uno stato di agitazione per poter avere un incontro in prefettura. A questo incontro ci si è detto no, che si parla solo di una cosa e nemmeno dell'altra. Siamo dovuti ritornare qui in consiglio per l'ennesima volta per poter avere un dialogo. Ma che dialogo è comunque questo? Cosa può uscire da questa cosa? Ben poco, nulla di certezza per questi lavoratori. Il discorso è: che idee avete per il futuro? Perché è troppo semplice arrivare al burrone, ecco, perché questo è il problema. Cioè, è troppo facile arrivare al punto in cui non c'è più nulla da fare, la cassa non si può rinnovare, è fuori. Perché questo cosa è accaduto per le lavoratrici precarie dell'anno scorso? C'è il piano A, c'è il piano B, c'è il piano C, e il piano qual è stato? A casa 65 persone. E quindi ecco la responsabilità, assessore, che intendiamo noi è questa. La responsabilità non per passare la storia di Alessandria, la sappiamo, ce la siamo raccontata in tutti questi. La responsabilità per noi è la responsabilità di dire cosa si vuole fare per la città, per i lavoratori e per i servizi, non continuare ad arrivare poi alle scadenze e dire la normativa, il patto di stabilità, è l'universo mondo. No, qua stiamo parlando di